La promessa, anticipazioni. Pia scopre la verità sul rapimento di Diego. Lunedì, 6 maggio 2024. Dopo la tragica morte di Fernando, Martina decide di rompere definitivamente con Curro, dicendo di dover pensare alla sua famiglia. Curro è devastato e non capisce le ragioni di questo gesto di Martina, che nel frattempo pensa ormai di dover accontentare i suoi parenti, sposandosi con Don Antonio. Margarita, intanto, sta preparando una sorpresa per Martina che dovrebbe risollevarle l'umore. Carlos torna dal suo breve viaggio che gli è servito per accompagnare la figlia Casilda a Siviglia. Candela si rende conto fin da subito che c'è qualcosa che non va ed insiste per farlo parlare, ma lui nega dicendo che è andato tutto bene. Maria chiede in maniera pressante a Salvador e Lope di tornare ad essere gli amici di un tempo. Ormai Salvador ha anche recuperato la vista e si può tornare a recuperare i rapporti che c'erano prima della guerra. Alla fine, i due accettano di sotterrare l'ascia di guerra, ma nessuno dei due sembra essere davvero convinto del passo fatto. Mauro chiede a Teresa di tornare con lui e di ricominciare da zero con la loro relazione, ma lei non vuole. Martedì, 7 maggio 2024. Pia scopre una volta per tutte, grazie anche a ciò che le viene raccontato da Petra e Felisiano, che la mandante e l'unica responsabile del rapimento di Diego è proprio Cruz. Pia vorrebbe affrontarla ma ha dei dubbi, considerando che si tratta della marchesa. Iana la spinge a fare in modo che Cruz paghi per questa ennesima ingiustizia. Teresa, intanto, si riavvicina a Felisiano dopo aver compreso meglio il suo ruolo nel rapimento del figlio di Pia. Alla promessa, intanto, arrivano improvvisamente sia Pelayo sia Don Antonio. Era questa la sorpresa di cui Margarita parlava a Martina, e Cruz va su tutte le furie quando scopre che Margarita ha fatto questa mossa invitando delle persone alla promessa senza prima informarla. È Lorenzo a prendere in mano la situazione, accogliendo gli ospiti e cercando di calmare Cruz prima che succeda qualcosa. Maria dice a Salvador e Lope che ha intenzione di mettere da parte l'amore e vivere semplicemente un'amicizia con loro tre. Tutti i sentimenti di prima, anche nei confronti di Salvador, si sono spenti. I tre decidono di andare avanti in questo modo, ma il progetto sembra essere poco solido. Mercoledì, 8 maggio 2024. Ramona è ancora dispersa e le squadre di soccorso continuano ad impegnarsi per il suo ritrovamento, senza successo. Anche Curro cerca in tutti i modi di rintracciare la donna, ma non ci riesce e qualcuno si mette anche sulla sua strada per ostacolarlo. Jimena dice a tutti di stare benissimo e si occupa di attività pericolose per una donna incinta. Soprattutto da parte di Iana e Catalina, crescono i sospetti verso di lei ed in tutti si chiedono perché una donna in gravidanza dovrebbe voler fare certe cose. Alonso accetta di aiutare le squadre di soccorso a cercare Ramona anche nei terreni che appartengono alla loro famiglia. In questa maniera il marchese va contro il volere di Cruz, che si scatena contro il marito. Alonso dice che non ha senso non voler aiutare a cercare una persona scomparsa. Nel frattempo, però, anche in questo modo le ricerche non vanno a buon fine e Ramona sembra essere sparita nel nulla. La preoccupazione di Diana e Curro non fa che aumentare e i due sembrano essere convinti che alla donna possa essere successo qualcosa di male. Mentre si occupa di faccende domestiche, Jimena ha un incidente. Giovedì, 9 maggio 2024. L'incidente di Jimena causa grande preoccupazione da parte di tutti, soprattutto di Manuel. Dopo quanto è successo, Jimena parla con Abel e i due tentano di definire i dettagli del loro piano in merito al falso aborto. Abel dà delle istruzioni chiare alla donna su come dovrà comportarsi e quali sintomi dovrà dire di avere. Manuel, nel frattempo, è sempre più preoccupato dopo l'incidente della moglie e ha timor che possa succedere qualcosa al bambino. Catalina racconta a Don Pelayo dell'attività di produzione di marmellata che ha ormai avviato da tempo all'interno della promessa, con l'aiuto delle domestiche e soprattutto dei cuochi. Dopo averglielo detto però gli chiede di mantenere il silenzio, visto che in pochi sarebbero d'accordo con il suo progetto che però va sempre molto bene. Pia decide di ascoltare il suggerimento di Iana e affronta direttamente Cruz. Le dice che sa benissimo che è stata lei a rapire Diego e ha delle prove che potrebbero rovinarle la vita. Perciò la ricatta, dicendo innanzitutto che dovrà far tornare Petra a lavorare, essendo innocente. In secondo luogo, per mantenere il silenzio desidera che sia lei a mantenere Diego e a farlo studiare nelle scuole migliori.
venerdì 10 maggio 2024. Curro sente Don Antonio parlare al telefono e si rende conto di quanto sia sospetta la conversazione. Quindi mette in guardia Martina, dicendole che anche se ora ha deciso di rispettare la volontà della sua famiglia, deve comunque fare attenzione a ciò che succede. Martina chiede subito spiegazioni a Don Antonio, il quale le conferma che quanto ha sentito Curro è corretto e che non ci sarà nessun matrimonio. Antonio rivela che la festa in giardino alla Grania era una sorta di esame a cui volevano sottoporla i suoi genitori, ma lei purtroppo non l'ha superato. Martina rimane scioccata dalle parole del ragazzo, che però le regala del denaro per scusarsi del disturbo arrecato in questi ultimi mesi. Le squadre di soccorso per trovare Ramona, intanto, trovano il suo zaino, affievolendo ulteriormente le speranze di ritrovare la donna in vita e in salute. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi cosa deciderà di fare Cruz dopo il ricatto di Pia? A voi i commenti.